Eccoci, bentornati a Effetto Cool Shop. Io sono Sara, sono qui con Luca. Ciao a tutti. Oggi parleremo di un regista che oltre ad essere un regista è anche sceneggiatore, attore, musicista, produttore cinematografico e pittore statunitense, che è David Keith Lynch, e di due sue opere che sono Mulholland Drive e Twin Peaks. Esatto, sì, esatto. Innanzitutto, un artista come Lynch è una tematica veramente complessa da affrontare. Quindi, prima di parlare delle sue opere, farei una piccola introspezione su quella che è la sua poetica e il suo modo di vedere l'arte. E Dalì proprio, cioè, Lynch, proprio come Dalì con la pittura e Buñuel prima di lui nel cinema, e approccia un cinema surrealista, che però prende diverse componenti anche dal teatro dell'assurdo, proprio perché Lynch si pone la domanda del perché un film dovrebbe avere uno scopo, le inquadrature, le azioni dei personaggi, la storia che ti sta raccontando, perché dovrebbe avere uno scopo, se la vita di tutti i giorni lo scopo non ce l'ha. Alla fine della giornata, te quando tiri le somme di quello che ti è successo, non riesci mai a trovare un filo conduttore, ed è proprio questo che ti vuole far capire Lynch. E la felicità, secondo la sua poetica, inizia quando riesci ad abbracciare l'insensatezza della vita. Proprio per questo, per apprezzare davvero il cinema lynchiano, occorre una forte componente di esperienza individuale. Lui è come se ti lasciasse questa tela libera sulla quale tu puoi vedere quello che vuoi. E lui non ha mai voluto dare una vera spiegazione delle sue opere proprio per questo, cioè chiede uno sforzo attivo da parte dello spettatore per poter comprendere appieno e nella propria ottica il suo cinema. La realtà, per l'appunto, per lui non è mai quello che sembra. Dal momento che esistono molte realtà, esistono molte persone dentro di noi, è come se ognuno di noi fosse uno, nessuno, 100.000. Avessimo diverse personalità, o meglio, diverse caratteristiche che esponiamo da certe persone e nascondiamo ad altre. Inoltre, il cinema di Lynch è caratterizzato anche da una fortissima componente onirica, che in un certo senso crea ordine in questo caos che ti disegna continuamente, come se il suo cinema prendesse senso una volta immerso nel sogno. E proprio questo argomento viene trattato in maniera molto approfondita nel suo capolavoro del 2001, ovvero Mulholland Drive. Mulholland Drive, senza dilungarci a raccontare la trama del film, dal momento che non sarebbe neanche troppo sensato, Lynch cerca di farti sentire delle emozioni, non vuole raccontarti una storia lineare, non vuole farti capire davvero cosa sta succedendo, vuole soltanto farti provare quello sconforto che provi di fronte a qualcosa che ti succede di importante e di significativo. In Mulholland Drive viene affrontato il discorso di io ed es, la separazione tra volontà e involontà, tra coscienza e desiderio. Infatti Lynch, attraverso questo sogno, attraverso il mondo onirico, riesce a spiegarci come la realtà ci venga mostrata distorta tramite il desiderio. C'è una scena veramente suggestiva durante all'incirca tre quarti della pellicola, durante la quale questo cantante lirico inizia a urlare che è tutto su un nastro, è tutto registrato, è tutta un'illusione, proprio per dimostrarci come tutto quello che abbiamo visto fino lì è soltanto una proiezione del desiderio di lei. Inoltre, la scelta del nome del film, Mulholland Drive, non è per niente casuale, a mio parere. Infatti, Mulholland Drive è il nome di una reale strada hollywoodiana. Questo perché? Perché l'illusione di questo film, l'oniricità di questo film, ci vuole trasmettere proprio come il sogno americano, e più nello specifico il sogno hollywoodiano, ci avvolga con questo caldo abbraccio, ma in realtà si tratta quasi di una finzione, è tutto sul nastro, è tutto registrato. Inoltre il film è completamente pieno di simbolismi, come ad esempio la scatola blu, che lo stesso Lynch ha dichiarato più volte di non avere idea di che cosa rappresenti. Questa personalmente per me rappresenta proprio il portale che divide il mondo onirico dal mondo reale. Questa presa di coscienza, infatti, quando lei si risveglierà, quando la nostra protagonista tornerà nel mondo reale, farà uso di una piccola chiave, una chiave blu, che messa all'interno di questa scatoletta ci riporterà nella realtà. La telecamera entrerà nella scatoletta per riportarci alla realtà. Questa, secondo me, rappresenta proprio la presa di coscienza di lei, l'abbandono del sogno, quindi del desiderio, e il tornare a fare conti con la realtà.
Parlando di sogni, possiamo anche paragonarlo a Alice nel Paese delle Meraviglie? Assolutamente sì, e dal momento che sia Lynch che, adesso non ricordo l'autore di Alice, comunque entrambi avevano un approccio molto surrealista con la narrativa. Sì, anche E perché qui parliamo di es e io, quindi di ciò che è conscio e di ciò che è inconscio, quindi di quello che noi sappiamo e di quello che inconsapevolmente vorremmo, giusto? esattamente, esattamente, è il tema centrale quasi di tutta la poetica linciana in realtà. Passando avanti, infatti, anche in Twin Peaks l'impronta onirica è veramente molto, molto marcata. Il nostro protagonista, infatti, l'agente Cooper, avrà questa, diciamo, maledizione e benedizione di fare questi sogni premonitori, ovvero all'interno del sogno lui ha delle spiegazioni su quello che succederà poi, e gli arrivano proprio questi spiriti che gli parlano e gli raccontano cose molto criptiche, ma che poi dopo assumeranno del significato. Twin Peaks, innanzitutto, è stata un'opera veramente decisiva. È uscita nel 90 e con lei è nato il cinema televisivo. Per la prima volta è stato portato in TV nelle sale di tutti quanti il grande cinema, in un momento in cui alla fine la televisione rappresentava le soap e altre cose, diciamo, più che altro per passare il tempo. Lui per la prima volta ha portato qualcosa di veramente importante e ideologicamente significativo. Twin Peaks 1 quindi cerca di unire il mondo della televisione di allora, quindi il mondo della soap, al grande cinema. Questo approccio poi verrà dimenticato col susseguirsi della serie, dal momento che la seconda stagione è stata, diciamo, rovinata, dal momento che nel secondo episodio Lynch fu costretto a svelare chi era l'assassino di Laura Palmer. Da lì in poi la serie ha subito un sacco di cambiamenti re di regia, di sceneggiatori, quindi è piena di episodi filler. Alla fine della seconda stagione, gli episodi che davvero a mio parere vanno visti sono i primi tre e l'ultimo, ovvero quelli diretti da Lynch, che fanno parte della storia canonica. All'interno però di questi filler c'è un dettaglio secondo me molto interessante. Tutte le tematiche relative alle soap, ovvero tutto quello che riguarda il mondo delle soap, viene esasperato. Ci sono delle scene di 5 minuti durante le quali non succede assolutamente niente se non un cenno col dito tra due persone o uno sguardo simpatico, così per far ridere. Ecco, questo è a mio parere un grandissimo affronto da parte di Lynch verso la televisione. Lui, infatti, non è un segreto che se l'è presa davvero sul personale, come la televisione ha distrutto la sua creatura, questa creatura Twin Peaks. Infatti, sia Firework With Me, ovvero il film di questa serie, riguardante questa serie, e la terza stagione, che si era ormai slegato, essendo uscita 25 anni dopo, nel 2017, si aprono con questa scena di un televisore che viene spaccato, proprio per segnare questa separazione netta dal mondo televisivo e il mondo del cinema, dove si è decisamente più liberi, dato che non devi fare fanservice o robe del genere. E, analizzando in particolare Twin Peaks, ovviamente non starò a raccontare la trama, dal momento che penso che ormai sia nota a tutti. La storia di Laura Palmer ormai è veramente un cult senza tempo. Però vorrei soffermarmi su due aspetti principali di quest'opera. Il primo è il totem. Innanzitutto la serie ha un sacco di, diciamo, impronte indiano-americane, diciamo, native d'America, tra personaggi, tra ambientazioni o semplicemente ad esempio l'arredamento, che ci può rimandare a un concetto fondamentale di questa cultura, ovvero il totem. I totem sono molto, molto spesso ricorrenti all'interno del film, e inoltre gli uccelli in particolare, i totem degli uccelli, sono quelli che si vedono di più. Durante il film inoltre viene spesso ripetuto che i gufi non sono quello che sembrano, proprio per rifarci al discorso di prima, che la realtà non è mai quello che ci viene presentato. Il totem rappresenta, nella cultura americana, diciamo nativa americana, il totem rappresenta questa divinità che però, proprio come nelle divinità greche, non è mai una divinità buona, o meglio, non è una divinità prettamente buona, e è una divinità con le sue luci e ombra.
Dal momento che l'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, l'uomo ha sempre, nell'uomo alberga sia il bene che il male. E quindi il concetto di yin e yang, am e jung, ovvero l'equilibrio tra bene e male, che non può essere sbilanciato, non può esserci solo bene, altrimenti, diciamo, collasserebbe. Questo concetto viene spiegato davvero in ogni modo in Twin Peaks, e partendo semplicemente dal personaggio di Bob, questo personaggio che alla fine ci viene presentato come quest'uomo malvagio, come non ci viene veramente presentato, comunque è questo personaggio crudele che poi ci viene fatto scoprire che è semplicemente una manifestazione della crudeltà della persona. Quindi, tornando a quello che si diceva prima, uno, nessuno, 100.000, ognuno di noi è più personalità che si manifestano a seconda delle situazioni. E inoltre l'altro, diciamo, simbolo molto importante in Twin Peaks è la loggia, ovvero ci sono queste due logge in Twin Peaks, la loggia bianca e la loggia nera. E queste dovrebbero rappresentare lo stato di transito, il limbo, per meglio dire, nella religione cristiana, ovvero il punto di collegamento tra il mondo dei morti e il mondo dei vivi. Infatti Cooper, durante i suoi sogni premonitori di cui parlavamo prima, entrerà in queste logge e avrà la possibilità di comunicare con i morti. Per questo, appunto, Laura Palmer gli si presenterà lì e gli rivelerà un dettaglio fondamentale per il suo caso, che sfortunatamente non si ricorderà poi al mattino seguente. Quindi Però, diciamo che fa una specie di Divina Commedia. beh, oddio, adesso paragonarlo al più grande scritto della storia mi sembra un po' esagerato, però in ogni caso sì, lui cerca di affrontare questo discorso di incoscienza all'interno della quale tu riesci, diciamo, lui prende il concetto di sogno in questo caso e lo traspone come, diciamo, una manifestazione dell'aldilà. E, ovvero, durante il sogno lui non sta veramente dormendo e basta, ma semplicemente si sposta in quest'altra dimensione, in quest'altra realtà che è quella che è l'aldilà per l'appunto, e nella quale può comunicare con queste, che poi non sono neanche tutte quante persone realmente morte. Ci viene presentata Laura Palmer come persona, come deceduto, però, ad esempio, il nano, il personaggio del nano, non ci viene assolutamente presentato come un morto, anzi, anche il fatto che parli in quel modo ci vuole far vedere che potrebbe essere, ad esempio, un mezzo quello, potrebbe essere come un caronte che cerca di guidare l'agente Cooper in questo mondo a lui sconosciuto. Sì, quindi a questo punto possiamo paragonarla a una, non diciamo proprio a tutto il percorso, a tutta la Divina Commedia da Inferno, Purgatorio e Paradiso, ma una piccola, piccolissima anteprima. Una piccola, sì, una. Ha provato, diciamo, sì, a rivederla nella sua ottica. Però, sì, senza dubbio l'opera di Dante è incredibilmente più complessa e più significativa a livello culturale. Certo. E per concludere il discorso su Lynch, vorrei fare un parallelismo in realtà, ovvero. In realtà ci sarebbe ancora tantissimo da dire su Lynch, è un artista davvero, davvero complesso. Però per farla breve, chiuderei con due opere distantissime temporalmente, ovvero What Did Jack Do del 2017 e Blue Velvet del 1986. Sono completamente diverse, lo so, queste due opere, ma in entrambe cerca di reinventare nella sua chiave il cinema noir. In Blue Velvet si vede un Lynch giovane che appunto ha questa poetica molto molto spiccata e idealista del cinema surrealista, ovvero sempre Kyle MacLachlan, ovvero l'agente Cooper di Twin Peaks, trova questo orecchio e da qui in poi il film ci si presenterà un pochetto come un classico noir, lui che cerca di ricomporre questo puzzle, cerca di scoprire come mai c'era un orecchio nel suo giardino, per poi subire un'evoluzione completamente surreale. Dei personaggi che non rappresentano neanche qualcosa realmente, sono soltanto una manifestazione di viscidume
e di sessualità intesa a livello inquietante. La sessualità di Lynch non è mai una sessualità sensuale, per l'appunto, ma cerca sempre di far trasparire solo la perversione di essa, ovvero il lato per l'appunto più inconscio, quello più, diciamo, che si tende a nascondere. Quindi in questo caso Lynch per la prima volta reinventa il cinema noir e lo rende completamente suo. In What Did Jack Do, che tra l'altro è un cortometraggio, non è neanche un vero e proprio film, ha fatto una cosa ancora diversa. Lui qualche anno prima dell'uscita di questo film aveva dichiarato che aveva in previsione di pubblicare un film noir, per l'appunto, nella quale lui avrebbe recitato insieme ad una scimmia. E così fu. Questo film ci si presenta come semplicissimo, e campo e controcampo, faccia di Lynch, faccia della scimmia. Lynch è questo investigatore che deve scoprire, cioè, c'è stato un omicidio, questa Tototabo, se non sbaglio, questa gallina è stata uccisa. Lynch deve scoprire chi è stato ad ucciderla. E quindi in questo momento si trova davanti a questa scimmia perché sta interrogando proprio lei. Il film è fatto tutto appunto di campi e controcampi. Tutto in bianco e nero, molto come, proprio come un classico noir, però i discorsi sono molto più banali, sono molto più, diciamo, volti a deridere il cinema noir, un po' come aveva fatto a metà della seconda stagione di Twin Peaks, deridendo la soap. In questo caso, infatti, ci si trovano un sacco di proverbi, un sacco di frasi fatte. È come se volesse proprio prendere in giro il cinema degli anni 80, i noir degli anni 80, nel quale il nostro agente aveva sempre la risposta pronta. In questo caso no, assolutamente, fa anche una figura un po' ridicola, diciamo, non sa bene come giostrarsi, ma in ogni caso riusciamo ad avere una narrativa. Scopriamo che appunto la nostra scimmia, Jack, che tra l'altro oltre ad essere doppiata direttamente da Lynch, ad avere la bocca di Lynch, è anche la stessa scimmia che interpretò. Non ricordo come si chiamava, Marcel, se non sbaglio, comunque la scimmia di Friends. Sì, proprio Marcella, la scimmia Sì, di è proprio Ross. lei, esattamente, è proprio lei. Comunque sì, si scopre che questa scimmia effettivamente è il colpevole, quindi che ha ucciso questa Tutotabo per una questione d'amore, quindi abbiamo un movente passionale, abbiamo una femme fatale, abbiamo tutti i classici stilemi del cinema noir. Nonostante questo, il film non si presenta assolutamente come tale, ci si presenta come un viaggio surreale in una specie di limbo, perché non abbiamo neanche uno sfondo, è soltanto nero dietro di noi. E per questo il cinema di Lynch cioè, ti disturba sempre sotto un certo punto di vista, ti rimane sempre nella testa, continui a pensarci perché non ti dà mai una vera spiegazione di quello che è successo. Lui ti lascia i pezzi di un puzzle, lascia che sia tu ad avere gli altri pezzi per concludere il disegno. Quindi coinvolge anche molto lo spettatore. Assolutamente, Lynch è uno dei principali registi che richiedono uno sforzo attivo da parte del pubblico, altrimenti non può essere assolutamente apprezzato. Certo, lo spettatore non sta lì, non guarda e basta, ma si sente all'interno dell'opera, È si come sente vivere un sogno, partecipe. esatto, è come se lo spettatore stesse sognando. È un sogno che vive fatto di cose che potrebbero esserti su successe, cose che potrebbero succederti in un sogno, cose che potresti sognare, ecco. È un viaggio nel quale tutti si possono rivedere. Bene, e con questo concludiamo la nostra puntata di Effetto Kuleshov. E io sono Sara, con Luca. Ciao a tutti ancora. Buona serata. Buona serata.